Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video vlog. No, video vlog no, ma è il video dei prodotti terminati. Scusate un po' la mise casareccia e anche il posto perché ho deciso di mettermi qua a fare i video, anche perché così non disturbo in casa e sono più tranquilla. Comunque questo è il video dei prodotti terminati di settembre e agosto e un po' di ottobre. Allora, iniziamo con queste salviette acqua bimbo, nice baby acqua, raga, pessime, le usavo per pulire le mani, queste cose qua, ma sono pessime, una sì e una no bagnata, non le consiglio per niente. Terminate due candele di Vrochet, e purtroppo queste non le hanno più fatte nell'edizione di Natale, e quindi mi stanno terminando. Piano piano le termino, queste due qui, profumazione buonissima, peccato che non fanno più queste edizioni, e terrò soltanto il packaging, questo qua, perché fa sempre comodo, sono bicchierini piccolini, e per metterci le cose all'interno fanno comodo. Comunque, eccole qua, io dopo le andrò a pulire, a sciogliere, terrò il packaging. Poi, scusatemi, ma mi alzo un pochino, perché veramente, nonostante siamo, tra virgolette, fuori, fa caldo. Queste traversine qui dei cani assorbono, cani animali, assorbono molto bene, le utilizzavo per i gatti in casa e le ho utilizzate anche io per un periodo perché per non sporcare il letto nuovo con le mestruazioni ho utilizzato queste, dopo ho preso quelle dagli esseri umani, ovviamente. Una mascherina che non c'entra niente. Terminate questi fogli da plastificatrice della Lidl, ottime. E vedremo se andranno bene anche su quelli della plastificatrice di Action perché ce ne ho altri, però al momento. Allora, rieccomi, avete sentito perché stavo sistemando un attimo. K, sì, K. Coop, ecco, ricarica del detersivo lavapiatti, aceto e agrumi. Ottimo, la nonna si trova bene da quando l'ho scoperto grazie a In Colors Life, non mi ricordo più, comunque ve lo linko qua la sua pagina, il suo profilo, scusatemi, il suo canale, se la posso fare, ottima, lava veramente bene i piatti e anche come profumazione buona, la ricompriamo sempre. Per i gattini, soprattutto per Morgana, usiamo queste qua, Lacchat, Excellence, gatti sterilizzati. È comunque ottima, è prodotto dalla Moge, però ottima, lei si trova bene, usa solo questi. Ecco, le altre traversine che ho utilizzato, queste qua, la Baby Soft 10, ottime, assorbono bene, non lasciano macchine, niente, ottime, straconsigliate. Poi, salviette struccanti della Licia, ottime, io le utilizzavo, queste ne sono durate tanto, tra l'altro 72 pezzi, ottime, le utilizzavo raramente o per aiutarmi a struccare quando la sera magari non volevo struccarmi o quando mi svuotavo dei prodotti, cose così. Carta igienica, questa qua della Frisch & Kel, ottima, straconsigliata, una delle mie preferite. Poi, cosa abbiamo qua? Ah, ok, questo poi lo riportiamo su. Due colle della testa, queste qua glitterate, si sono seccate, no, pensavo fossero secche. Dovrò provarle. Beh, quasi terminate comunque, con i bambini, queste cose. Poi purtroppo devo buttare via questo spray per naso, della Calor Banaso. Ottimo, ha una durata di 6 mesi, 3 mesi, però mi è scaduto, quindi via. Tasto dolente, finish, power, bell, vabbè. All in one max al limone. Io queste qua, le tab così non le sopporto, non mi piacciono come puliscono. Non mi sembra che puliscono bene. E piadine integrali al posto di quelle normali per cambiare. Pessime, sono di cartone, a me non mi piacciono per niente. Quindi io non le consiglio. Poi, prodotto che consiglio, che ricompro, straricompro. Della Roberto, queste panne in fette integrali, amo. Adesso dovrò farmi quelle fatte in casa, però. Come amo queste qua della Roberto, sempre per tramezzini, panna integrale.
alterno ogni tanto. Poi crema solare protezione 50, ho il backup packaging, comunque questa qui 50, ottima, la consiglio d'estate e non solo d'estate, anche durante il periodo. Maschera, no, scrub viso esfoliante piccolino di brochet, ma non ve ne sto a parlare, quindi ve ne parlo invece di questa maschera qui al carbone di brochet, ottima, soprattutto perché ha imperfezioni, perché ha la pelle grassa, mista grassa, questa è ottima, è all'argilla, è al carbone nero, vegetale, vi si appialla in faccia, diventa grigia dal colore scuro che è, da questo colore qui diventa grigia quando si secca, ottima. Poi, random, questi qua, Choc Soft, pessimi, Oro Choc Soft, pessimi, sono proprio duri, non mi piacciono, però i pavesini, questi Dablo, io li amo, nella mia dieta ci sono, quindi straconsigliati anche loro. Poi, cioccolato che consiglio, 85%, per chi non ama il cioccolato fondente, questo qua della Lidl, raga, ottimo. Io non amo il cioccolato fondente, ma questo qui io lo stra-amo. Poi, terminato, ma li sto usando io. Oral-B il formato maxi, queste qua, questo spazzolino qui, ottime, quindi straconsigliati. Sembra di usare quello elettrico, ma non si usa. Per chi ha problemi di irritazione durante il ciclo, questi qua della Nuvenia, vi delicatezza, ottimi raga, io prendo questi qua, pur sensitive, notte 8 con le ali, stra consigliati. Poi, aspettate, ok, se sentite un piccolo rumore è la mamma che sta prendendo sui i vestiti. Poi, un altro borotalco che consiglio, che utilizziamo sia io e la mamma, questo qua, borotalco active, ottimo, questo qui nella profumazione mandarino e neroli, ottimo, non c'è niente da dire, quindi ve lo consiglio. Poi, qui ho una maschera per capelli 2 in 1 della riparazione, questa qua ottima, io la apro come vedete per prendere tutto il prodotto che c'è all'interno. Questo è un consiglio che mi ha insegnato la mamma. Poi, sono queste due. Vabbè, tanto prendiamo questa. Scrub, no, questo è il detergente viso delle Hydra Vegetal, ma non ve ne parlo perché non è più in commercio, c'è quello nuovo. La sempre la maschera di riparazione, questa qua ottima, io la, vedete, la taglio così la recupero. Un'altra cosa ottima è questa qui, balsamo botanico riccio, va a aiutare i capelli, vedete come ho i capelli, mi aiuta tanto a nutrirli. Il dopo sole di brochet ottimo, lo straconsiglio, lo ricompro d'estate, è una mano dal cielo. Il contorno occhi, questo qua della Elixir Sunes, non è più in commercio perché è l'Elixir Botanica adesso, ottimo, lo consiglio. Poi io ho delle cose che non posso far vedere, che resteranno qua. Bene, allora integrazione. Aspettate, abbiamo finito con il carta igienica umidificata Speed Care, ottima, questa qua da borsetta, 15 pezzi per quando si è in giro, è sempre utile. Secondo me non fa niente, l'hanno usato anche i miei ma non se ne sono proprio trovati neanche loro. Super Danny Energy, un integratore in caramelline, ma non fa sto granché. Un integratore invece che fa, che ho usato spesso, è il Polase Hydration, Hydriton, vabbè, questo qua da mettere in una borraccia da 500 ml, bello durante la giornata, ottimo, questo nel gusto lime e limone e lime, ma non è, mi è piaciuto più di tanto il gusto, però è ottimo. Poi passiamo all'altro sacchetto, abbiamo altri assorbenti, questi qua, altri assorbenti, questi qua della Nuvenia, questo qua, mamma, questo secondo te fa il suo lavoro?
Mamma dice che si trova bene con questo, che fa il suo lavoro, non è il mister muscolo, però fa il suo lavoro nonostante sia una sottomarca, quindi ottimo. Questo l'abbiamo preso lì per Tosano? Boh, non ci ricordiamo. Quello che non vi dico è perché non mi ricordo. Anche questo, mamma, lo ricompro, sta ricompro, ogni volta si trova bene con questo qua, che è l'anticalcare per la lavatrice. Lei si trova bene ed è lì per Tosano, anche questa è la marca Baleno, una marca buona, quindi 2 litri, c'è anche la convenienza. Poi, delle cose che noi ci amiamo e che ricompriamo e straricompriamo, lo sapete, sono queste palline qua, le palline, le perle, ecco, grazie mamma, della Lenore in queste profumazioni che anche il mio ragazzo le piacciono, le trovano profumate. Persistono nei vestiti e come sapete io nella lavatrice ho una macchina che non serve usare i detersivi, quindi noi usiamo quello lì, l'ace e l'anticalcare. Ecco, appunto di ace abbiamo qua l'ace gentile. Lavanda e muschio bianco, una profumazione buona, è una delle tante ACI che noi compriamo come quella classica. Poi ho visto un'altra perla in questa profumazione qui. Questa è oro e fiori di vaniglia. Abbiamo ametista e bouquet fiorito. Abbiamo lavish. Profumazione per il profumo per il bucato, ma non mi dice che profumazione è. E l'altra è Sprinkles. Sì, Spring. Ed è della Dash, ovviamente. Raccomandato da Dash. Comunque, ottima profumazione. Adesso noi prendiamo in quelli in piccoli, perché comunque hanno più profumazioni che fa quelle grandi, perché ce ne sono solo 3 di profumazione. Poi un'altra anticalcare e elimina i odori. Io quando l'ho utilizzato non sentivo più gli odori. Tu? Anche la mamma dice che non sentiva più gli odori. Dell'Umino Bianco da 750 ml. Ovviamente, a differenza dell'altro, da 2 litri. Sì, 2 litri. Questo ha meno convenienza, però fa il suo lavoro. Non è male come profumazione. Anche questo non lasciano profumazioni sgradevoli. Un altro ace gentile. Sempre lavanda e muschio bianco. Questi qua sono da 3 litri e 10. Quando li troviamo li prendiamo, perché ovviamente c'è la convenienza. Poi lavapavimenti, che a me non piaceva come odore. Tè bianco, tè verde, limone. A te mamma piaceva l'odore. Ecco, vedete, è soggettivo, a me non piaceva. Però comunque fa il suo lavoro. Disinfetta e pulisce, soprattutto noi che abbiamo dei gatti. Disinfettare è una cosa d'obbligo. Poi, sgrassatore ace universale, questo qua lo usiamo in casa, vero? Lo usiamo in casa per pulire, soprattutto in cucina, ottimo ace, non c'è niente da dire. Penso che non mi sia mai trovata male con l'ace gentile. Un altro, eccolo qua, da 2 litri, anticalcare gel, buono, non lascia profumazioni, quindi. Svelto, mi sono trovata molto bene, mamma a tutti piaceva come lavava. Lo ricompreremo ovviamente quando è in offerta, perché è un posticchio. Anche questo 36 lavaggi a limone, ovviamente ogni profumazione che della lavatrice, della lavastoviglie è a limone, ottimo, straconsigliato, spremuto fino all'ultimo dal bambino. Sgrassatore che in casa nostra non può mai mancare, questo qui è quello col bicarbonato, noi lo utilizziamo come sapete sulle magliette, quando sono sporche, sulle magliette della mamma, del papà che lavora, e sulle camicie, ma qualsiasi altro sporco questo sgrassa, che è una meraviglia, prima di metterlo in lavatrice noi facciamo questo passaggio. Poi, bagno doccia a non finire, adesso siamo in 5 in casa, quindi a parte che siamo papà al suo, quindi siamo in 4 che usiamo il bagno doccia. Questi qua della Vrochet, allora abbiamo qua alga selvatica e finocchio marino, una profumazione buona, più tendenzialmente all'estate, giusto mamma? Mamma, comunque gli chiedo le cose, ma lei tutti i bagno doccia per lei sono uguali, va bene lo stesso. Questo qui invece mi trovo bene con l'argan, sì, argan, scusatemi, grano saraceno e avena, perché durante l'estate io tendo ad avere prurito, questo qua mi aiuta tanto, consigliatissimo. Poi, nella packaging vecchia abbiamo questo qua, melograno e peperosa, che non è più in commercio, e quindi non sto neanche a parlare, comunque bagno doccia a prescindere. Poi, qui abbiamo 2 boccette di aceto da vino,
Allora, questo l'abbiamo usato sia per conservare i peperoncini sotto aceto e lo utilizziamo anche per lavare i piatti e ogni tanto in lavatrice per togliere l'odore e in lavastoviglie lo spruzziamo sui piatti. Un profumatore che mamma si è trovata bene sarebbe per la pattumiera, ma noi lo utilizziamo per la lettiera dei gatti, è fatto così. È questo qua, bergamotto e lemongrass, citronella e lemongrass. L'abbiamo preso all'Action con 3 euro, mi sembra, o 4, se non mi ricordo più. È un barattolo da 500 grammi, ottimo, straconsigliato per chi ha le littiere, ma comunque nelle pattumiere, ad esempio la mia migliore amica lo usa nella pattumiera, si trova bene. Poi io sconsiglio, per il gusto che ha, questo qua, zero e cioccolata e poi tossiria della Prozis. Non mi piace come gusto, ha zero calorie, zero zuccheri, però come gusto a me non mi piace, ne proverò altri, vedremo. Poi, la sporta nella sporta. Questa mochina che noi ricompriamo e straricompriamo azione sgrassante al limone. Adesso ne stiamo provando. Questo qui ha avuto un piccolo incidente quando l'abbiamo portato a casa. Una profumazione buona, ci troviamo bene. Soprattutto per chi ha animali, quello lì toglie l'odore. Sì, un profumatore. Uno sgrassatore. Perché ha questo? Sgrassatore universale profumo lavanda. Noi tendiamo a prendere le eco ricariche per non togliere sempre questo. Mi sembra che questa fosse la vecchia edizione che non gira, non spruzza, mentre quelli nuovi adesso spruzzano anche girati. Non so come si mette a fare il girato. Allora, qui ho un'altra sportina, dentro un'altra sportina, con un'altra sportina, sempre le perle. Questa è rubino e jasmine, gelsomino scarlatto, Lenore sempre. Poi, vabbè, i miei soliti assorbenti, questa era la confezione 3, pacco da 3, che io vi consiglio. Poi, allora, aspettate un attimo, facciamo così, io riesco a dirvi quello che ho in mano. Collutorio Listerine Cool Mint, questo ci troviamo tutti bene, tutti piace, sì, piace a mamma, anche a papà, ci troviamo bene. Noi prendiamo la confezione grande da un litro perché siamo in 3, 4, 5, 6. Vabbè, siamo in 5 comunque adesso. Ovviamente il mio solito chili, ma questo mi sembra di averlo già fatto vedere nel video precedente. Questo c'è un po' d'acqua e dopo lo riportiamo in casa perché è quello che recupero io sempre. È quello qua, la noce di cocco, ottima profumazione. Piace a tutti, soprattutto ai bambini, perché loro li amano queste profumazioni qua e i saponi mani come. Poi, bagno doccia al grani di caffè, questo qua è quello preferito di papà, che ovviamente non si tocca, lui utilizza solo quello. Sapone intimo, sapone di Marsiglia. Io mi sono trovata bene, profumazione buona, tu mamma, anche la mamma, ottimo. Per qualità prezzo lo ricomprerò, lenitivo, fa il suo lavoro, non va a fare chissà. Salviette che ricompriamo, comunque tutto quello che vedete lo prendiamo sempre lì, Pertosano oppure Famila. Salviette queste qua che ricompriamo, straricompriamo e le utilizziamo, io le utilizzo per le superfici, ad esempio le utilizziamo anche quando la gattina rigetta e quindi andiamo a pulire con questo, ottimo. Bic, salviette, sì salviette, lamette che io utilizzo perché non riesco a utilizzare altro per tagliarmi, per depilarmi, mentre mamma usa tutto, non ha problemi. Io ad esempio altre lamette mi danno irritazioni, queste qua la confezione da 15. Poi abbiamo questi mutandoni, no mutandoni, come vengono chiamati? Mutandoni assorbenti della Lines, li ho utilizzati per l'incontinenza quando ero malata, che avevo la tosse ogni 5 minuti e non potevo andarmi a cambiare ogni 5 minuti. Profumazione Dash, queste qua le perle, e una piuma da barba di Brochet che papà utilizza per farsi la barba, si trova bene, ma io utilizzo per depilarmi, mi trovo bene anch'io, non mi dà problemi, irritazioni, tagli o cose del simile. Ho quasi finito. Allora,
vediamo il sacco mezzo vuoto. Questo qui dell'alga, il percarbonato di sodio attivo, ottimo, noi lo utilizziamo per tutte le cose da smacchiare, soprattutto quelle bianche. Ve le tira in una maniera assurda, tornano bianche, che sembrano nuove. Ovviamente il cinema si casca addosso a me. Poi un altro sapone che mi sono sempre trovata bene, questo della Conad, l'intimo neutro, profumazione fiordalisa e melissa, ottimo. Da 300 ml è consigliato e non crea problemi né prurito né niente. Ecco, un Mister Muscolo, anche lui fa il suo lavoro, ci troviamo bene. Come avete visto, abbiamo usato anche quello sotto marca, fa il suo lavoro, quindi soprattutto che io e mamma perdiamo tanti capelli avendoli lunghi. Ogni settimana noi facciamo, ogni settimana facciamo il giro. Poi, sgrassatore ace candeggina, ace sgrassatore cucina senza candeggina, lo utilizziamo appunto per il tavolo della cucina, ma anche i piani cucina. Poi, fria salviette multiuso, mille usi e più, le utilizzo in borsa per quando sono in giro per pulirmi le mani, per disinfettarmi. Un altro, risveglio primaverile, profumatore per bucati, ottimo, straconsigliato. Acqua ossigenata, questa qua della FarmMed, niente da dire su questa, fa il suo lavoro. Noi a volte la utilizziamo anche sugli indumenti che magari non viene via il sangue, lo usiamo per quello lì. Crema solare protezione 50 più, ottima, la utilizziamo tutti in famiglia, non si brucia nessuno con questa qui, soprattutto io che ho la pelle bianca o papà che viene una volta ogni morte del papà al mare, non si brucia. Elixir Juness per pulirsi, lavarsi il viso, quindi un detergente viso, non è più in commercio, non ve ne sto parlando, era un micro, faceva delle micro esfoliazioni ma non tanto. Poi detergente, solvente unghie i brochet go and green, non lascia le unghie, come posso dire, rovinate. Questo è quello che utilizza mamma d'estate, ma anche non solo d'estate, anche in inverno lo utilizza, e è quello per le gambe leggere, lo lasciamo in frigo, se lo mette sulle gambe sente le gambe meno faticate, vero mamma? Poi cura lavastoviglie della Scala, ottimo, lascia una profumazione buonissima, fa il suo lavoro, e è al limone, ottimo, consigliato, se l'ho trovato in giro, qualità prezzo, buona. Un altro colluttorio che prendiamo in farmacia, ma io ho visto anche all'Ipertosano, è il Curasept, colluttorio per trattamento intensivo, io avendo problemi di denti utilizzo questo, mi passa il dolore. Poi, ovviamente, consigliato dal dentista, perfetto. Detergente intimo Cili, come sapete non può mancare un detergente intimo, c'è qualcosa che perde ma va bene lo stesso, con antibatterico e ottimo, difese e protezione antiodore. Cosa devo dire della Cili? Sapete che ho un amore per la Cili. Deodorante di mamma, ce n'è solo uno mamma. Beh, deodorante di mamma, cosa fa questa spugna? Questa qua? Non lo so. Deodorante mamma che utilizza lei, ma ho utilizzato anch'io, mi sono trovata bene. Antitrasperante con alga di Bretagna, 48 ore. Questo qua lo consiglia, si trova bene, non lo lascia più, non sente più l'odore di sudore, giusto? E lei si trova meglio con queste che con gli altri classici che abbiamo in linea permanente. Vabbè, assorbenti che non mi interessano più. Poi, scrub corpo, questo qua della vecchia linea di Natale, però ce l'abbiamo anche in commercio con la linea classica al karité, ottimo, vi lascia la pelle molto morbida, toglie via la pelle morta e via dicendo. Idem per questo grande, che è la stessa cosa. Poi, cosa abbiamo qua? Questa crema qui, di questa linea qua, penso che è stata data in farmacia come campioncino. Raga, mi ha fatto venire fuori i brufoli, non la consiglio. Per me, che ho la pelle grassa, non è adatta. Acqua profumata che ha terminato mamma, questa qua Frozen Lychee, lei gli piacciono queste profumate.
profumazione, queste acque profumate, perché se le spruzza poi si spruzza anche il profumo, giusto? E dura di più la sua profumazione durante il lavoro, ovviamente. Poi, uno, due e tre saponi mani. Abbiamo Avena e Grano Saraceno vi lasciano le mani morbide, tutti quanti queste profumazioni. Quelle più liquide hanno dentro l'aloe, quelle più cremose tipo questa hanno dentro il riso, la crema di riso. Mango e coriandolo e vaniglia bourbon. Profumazioni che piacciono. Infatti abbiamo finito la scorta. Un altro bagno doccia vaniglia bourbon, che ad esempio a mia ragazza non piace più di tanto. Ottimo, lascia la pelle setosa e tutto quanto. Vi faccio vedere una carrellata veloce veloce di tre shampoo Ricci. Uno, due e tre. Sono shampoo che utilizziamo io e la mamma. Ci troviamo bene e lasciano i capelli un po' morbidi. Soprattutto mamma adesso che sta avendo i capelli lunghi, gli stanno tornando ricciolini, perché lei ce li aveva riccioli insieme ai loro balsami. E un balsamo e uno shampoo nutriente che utilizza papà, nonna, e a volte utilizziamo anche io la mamma, dipende da come ci troviamo. Quindi questo è il tutto. Spero che vi sia piaciuto. Come sempre, vi mando un grosso bacione. Come sempre, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo presto. Ciao!